Arriva dalla destra un gelato per Angelica. Intanto raccontaci cosa stai facendo. Sei sempre attivissima. Sì, sì, vabbè, io dovrei laurearmi tra un paio di mesi, quindi live li avevo sospesi, adesso li riprendo. Ho un duo acustico, il mio chitarrista è appena tornato da Amsterdam. Ciao Matteo. Cosa ha fatto Amsterdam? Lucido, è tornato. Allora, infatti, mi ero preoccupata perché quando mi ha detto vado ad Amsterdam, ho detto tornerai chitarrista, devo già mettermi alla ricerca. Invece no. Magari pensi di suonare il violino quando torna. No, no, sono sicuramente più ispirato. Sei tornato con degli ingredienti, abbiamo anche lo chef che fa un risotto con i funghi. Vedo sempre lungimirante, no? Pensare di utilizzarci. No, e quindi ho questo duo acustico di cui sentirete un brano rivisitato e infatti Guido mi diceva parla di Rock in Mille, che è l'evento grandioso a cui ho partecipato, mondiale vorrei dire, perché proprio perché hanno partecipato musicisti da tutto il mondo e ha avuto risonanza qua al mondiale, addirittura ci hanno condiviso i Nirvana stessi, cioè la pagina dei Nirvana, certo, quindi certo. Ovviamente che ci sono ancora attualmente, le pagine di David Bowie, i libri discografici di David Bowie, siamo finiti su NBC, Good Morning America, è stato bellissimo ed è un evento che c'è stato proprio vicino a voi, a Cesena, allo Stadio Manuzzi, quest'estate. Saluto Fabio Zaffanini che è l'organizzatore, il grande boss, il grande guru. E musicisti da tutto il mondo si sono trovati, 1000 musicisti, infatti Rocking 1000, per fare un mega concerto allo stadio davanti a 18.000 spettatori. E tutto questo è avvenuto dopo aver convinto i Foo Fighters l'anno prima a venire a suonare anche a Cesena, quindi da lì poi c'è stato tutto un tandem, una risonanza bellissima e ho conosciuto musicisti fantastici, c'era anche Saturnino con noi, Ballo, Cesareo, quello dei Negrita, Cesare, c'erano la famiglia Casadei, addirittura Mirko stesso, figlio, musicisti veramente incredibili e quindi io ho portato un pezzo, ne ho approfittato quando Guido mi ha detto guarda sarebbe carino tu parlassi anche di Rock in 1000, ho portato il pezzo riarrangiato di Smell Like Teen Spirit di Nirvana, quindi insomma in una versione un po' elettro pop funky. Quindi ce la fai e ascoltare. E dopo vi racconto il resto. Dai, dai, Angelica e Cesena. It's fine.
faccio un microfono per bacio che sento che ecco bellissima versione veramente. Mi piace. Non avevo mai sentito la versione femminile, veramente bella. Mi piace un sacco, veramente. Poi sì. Veramente quando si dice riarrangiata, rivoluzionata. Esatto. Infatti ne approfitto così chiudo il cerchio. Allora, questo pezzo è stato riarrangiato da me e da Matteo Novi, saremo il 20 dicembre a Bologna in concerto, quindi sarà al Baraccano, quindi sarà un buon inizio per noi due per esibirci dal vivo. E diciamo la filosofia di questo duo acustico è di unire un po' il mio background, che sai che è un po' diciamo più soul, R&B, sto studiando jazz, quindi unire quelle radici black con un'elettronica, un pop che va adesso, infatti dicevo ai ragazzi sarebbe bello non anche unire su queste basi una parte rap, comunque sono molto aperta a diversi generi in modo che chiunque possa anche sentirsi comunque rispecchiato da un genere così. Un pezzo prettamente rock che possa catturare l'attenzione anche di chi magari non ascolta il rock. E quindi insomma scrivendo anche qualcosa di tuo? Allora sì, ma no, fai bene a temere. Innanzitutto mi avete portato fortuna perché sono arrivata seconda classificata al Festival Letteratura di Mantova. Quindi dopo la famosa puntata la trovi, sai, il cazzo sì, male porto. E quindi insomma scrivo per altre persone, scrivo testi miei, ho dei pezzi nuovi, al momento sono in concorso, diciamo incrocio le dita. E ovviamente dopo che sarà deciso qualsiasi sia il verdetto, io ve lo presenterò. Quindi insomma ci vediamo. Quindi presto.